Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione del nuovo Nubia Z50S Pro, uno smartphone bello, potente e con una fotocamera unica nel suo genere. Prima di andare avanti, vi do come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Ne approfitto per salutare come sempre gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della confezione, molto bella, con effetto pelle all'esterno. Troviamo, oltre al nostro smartphone, spillino per il vano SIM, i classici libretti, una cover in plastica rigida di buona fattura che protegge davvero poco lo smartphone, però non rovina il design. Abbiamo poi cavo di ricarica USB-C, USB-C e un caricabatteria di carica rapida da ben 80 watt. Direi una confezione abbastanza completa. Nubia Z50S Pro è uno smartphone particolare e che si fa subito notare. Ha un design ispirato alle classiche macchine fotografiche. Il frame è metallo opaco. Il retro ha una striscia in metallo che racchiude la scritta Nubia e il flash LED. Il resto del retro è in pelle vegana ed è piacevole al tatto. Abbiamo anche questo grande modulo delle fotocamere che è tondo e abbastanza grande e sporge abbastanza, ma se posizionato su una superficie piana è molto stabile. Nubia Z50S Pro è disponibile in due colorazioni, una nera e questa bellissima khaki, che è quella migliore che ricorda le vecchie fotocamere. Purtroppo questo Z50S Pro non ha nessuna certificazione per resistenza ad acqua e polvere. Le dimensioni sono 163,6 x 75,9 x 8,6 mm di spessore, per un peso di ben 228 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il tasto che attiva la fotocamera, che è molto comodo. Abbiamo il bilanciere volume, il tasto di accensione e spegnimento di colore rosso. Nella parte sinistra non abbiamo nulla, nella parte inferiore abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM, non abbiamo le estensioni di memoria, però non importa perché la memoria interna di questo smartphone è di ben 1 TB. Abbiamo primo microfono, abbiamo porta di tipo C 3.2, abbiamo primo altoparlante di sistema che è stereo, nella parte superiore abbiamo secondo altoparlante di sistema, secondo microfono e porta infrarossi. Sul retro abbiamo il grande modulo delle fotocamere. Lo sbocco con l'impronta è il solito display ed è precisa e velocissima. Parliamo ora del display. Nubia Z50S Pro monta un pannello AMOLED da 6,78 pollici in diagonale con risoluzione superiore a Full HD+. Parliamo di 2800x1260 pixel. Abbiamo l'always-on display e un refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità massima è di 1200 nits, quindi ottima all'aperto. Di serie abbiamo una pellicola preapplicata. Nel complesso è un buon display con ottimi colori e buoni angoli di visione. Parlando invece di hardware, abbiamo il top attualmente sul mercato. Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core a 3,36 GHz, la scheda video è un Adreno 740, il tutto affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, più 10 GB di RAM virtuale. La memoria interna è da 256 GB fino a 1 TB di tipo FS 4.0. Bene anche la connettività, abbiamo il supporto al Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.3, abbiamo i vari GPS, presente anche il chip NFC per i pagamenti, presente anche la porta infrarossi, assente invece il jack audio e l'audio stereo di buona qualità e potenza. Nubia Z50S Pro è dotato di una batteria da ben 5100 mAh che vi garantisce 2 giorni con un utilizzo blando e con uso intenso coprite l'intera giornata lavorativa. Abbiamo poi la ricarica super rapida a ben 80 W e purtroppo una grave assenza è la ricarica wireless. Parlando invece di fotocamere, questo Nubia Z50S Pro dà il meglio di sé. Abbiamo 3 sensori posteriori, la principale è una 50 megapixel stabilizzata otticamente. Abbiamo una grandangolare da 50 megapixel con funzione macro e abbiamo la fotocamera 8 megapixel zoom ottico 2,3x. La fotocamera frontale per i selfie invece una 16 megapixel. La fotocamera principale, infatti, è una 35 mm, una lente più stretta come campo e quindi più zoomata, decisamente differente dalle 24 mm utilizzate da tutti gli altri produttori di smartphone. Il tutto si traduce nella necessità di fare un passo indietro quando si scatta e si vuole una scena più ampia. Diciamo che questa 35 mm è una lente pensata per la fotografia street e per i ritratti. Le foto scattate con buona luce sono davvero ottime, con colori fedeli e un buon livello di dettaglio. Anche con poca luce si possono ottenere scatti piacevoli grazie alla modalità notturna. Bene anche la messa a fuoco e la velocità di scatto. Ottima anche la fotocamera grandangolare e la fotocamera zoom con foto godibili fino al 10x, anche se abbiamo un zoom digitale che arriva fino al 30x. Bene anche i selfie con la fotocamera frontale. I video invece si registrano fino all'8K e 4K fino a 120 fps. I video hanno una buona messa a fuoco e una buona stabilizzazione. Nel complesso è un reparto fotografico unico e particolare che mi ha stupito in modo piacevole. Parlando invece di software, questo Nubia Z50S Pro arriva sul mercato con Android 13 e le patch di settembre 2023. Il tutto è personalizzato con la MyOS 13, il classico di ZTE. Abbiamo il classico tema scuro, gesture, modalità scura, abbiamo modalità gaming, app di Google, eccetera. È un software semplice e snello che gira benissimo, senza lag o bug particolari. Le prestazioni sono davvero ottime e davvero top di gamma. Riuscirete senza problemi a gestire tutte le app disponibili e anche il gaming al massimo dei dettagli.
un interrogativo e lato aggiornamenti. Non sappiamo fino a quando questo Z50 SE Pro verrà supportato da Nubia e ZTE. Potete trovare questo Nubia Z50 SE Pro sul sito del produttore oppure su Amazon ad un prezzo ottimo di 679 € nella versione 12 1 TB, che è quella che io vi consiglio. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, Nubia Z50 SE Pro è uno smartphone molto interessante, ha una scheda tecnica ottima e completa, ha tantissima memoria interna, ha un design particolare e buoni risultati fotografici. Bene anche l'autonomia e la ricarica rapida. I punti di forza sono il reparto fotografico, le prestazioni e l'ottima qualità costruttiva. I punti deboli sono la mancanza delle certificazioni per resistenza ad acqua e polvere e la mancanza della ricarica wireless. Quindi consiglio questo Nubia Z50 SE Pro? Decisamente sì, a meno di 700 € vi portate a casa un vero top di gamma, bello e completo. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!